Salve, gente, sono Jack di Gemini Knowledge e benvenuti in questo video di Dark Souls Prepare to Die. Nell'ultimo video abbiamo raggiunto questo punto e abbiamo anche registrato senza audio. E adesso, sinceramente, volevo tornare indietro e raggiungere la parte da cui già ho avuto accesso alla città infame, però ho già cambiato idea, come mi avviene abbastanza spesso. E insomma, voglio dare un'occhiata qua in giro, vediamo. Bellissimi rametti che si rompono al nostro passaggio. Mi sto chiedendo se... Allora, intanto ravviviamo la fiamma, va. Così se cadiamo di sotto facendo strani esperimenti, almeno non sprechiamo anime. Vero, devo tornare umano. Vabbè, pazienza. Altrimenti ce ne servirebbero ben due anime umanità nel caso dovessi morire. Vabbè che posso andare a riprenderla. Allora. Umanità che ormai ne abbiamo pochissime. Eccole qua. Le ho sprecate un casino. Perché ho cercato di mantenere la forma umana, ma insomma, in realtà non è stata una buonissima idea in alcuni frangenti perché... Le ultime parti in cui ho giocato sono state veramente dure. Devo avanzare la vitalità, ma ancora non posso. Ma ah no, la posso avanzare. Vabbè, dai, aumentiamola. Aumentiamola così. Siamo, insomma, un po' più resistenti. Iniziamo ad essere più resistenti. Ok, già dovremmo farcela, inutile. Sì, perfetto. Ok, il primo momento di energia. Forse in realtà ce l'avevo aumentata, non mi ricordo. È aumentata di uno sputo, ma vabbè, col tempo. Allora, io voglio andare là, da quella lucertola stronza che è già scomparsa. Porca troia, io mi incazzo a bestia, ma come... Ma è pieno! Oh mio Dio, ma è pienissimo. Forse posso usare un arco. Avrò frecce? Abbiamo la balestra. Solo che la balestra di merda non ci permette di mirare. Allora, ora come cazzo si faceva? Ok. Va bene, anche se sinceramente non credo che l'arco sia molto buono. Allora, intanto vediamo. Ok, sembra che questo sia chiaramente perfetto. Da qua raggiungiamo la zona con questa lucertolina. Perciò se adesso io esco dalla partita e ricarico, dovrebbe comparirmi proprio qua e io la potrò massacrare brutalmente. Perciò direi di fare appunto questa operazione sperando che compaia. Dovrebbe comparire. Ok. Bene, siamo pronti. Proviamo in diretta. Usciamo. Carichiamo i nostri dati. Abbiamo Eien, abbiamo GGD. Uno che è aperto a caso, non mi ricordo manco perché. Fare forse qualche prova. Ma dai, cazzo! Sono malvagio, ok. Ok, penso che qui sarebbe andata solo la lucertolina e non noi. Tutto qui. Non mi sembra il caso di provare a tirare spadate in ogni dove. Allora, adesso cosa facciamo? Ok, possiamo andare qua. Ah. Era ancora più sotto? Sì, più sotto. Non si rompe. Allora, questo è il primo ramo, giusto? Cioè, la prima radice, sì. Questa è la prima. Lì abbiamo un oggetto. Oh, io provo.
No merda! Fatto un rutto, un grande rutto. Mio Dio, questa zona è veramente profonda. Forse dovrei tornarmene indietro. Però vabbè, è divertente. Un po' di varietà. Per adesso, invece di solite partite, faremo un po' di platforming qua in giro. Allora, prendiamo il normale ramo senza lanciarci. Ah, guardate, qua ce n'era un'altra. Ma da dove cazzo è uscita però? Ricordiamoci che qui forse ce n'era un'altra. Mio Dio, non si capisce un cazzo. Stupide rane lucertola che ci fanno la maledizione. Vabbè, direi che possiamo uccidere l'altra lucertolina. Prima magari ci prendiamo questo oggetto. Da dove salto? Ok. Per un pelo. Pezzo di titanite rossa. Ho anche ottenuto dei pezzi di titanite verde dalle strane melme. Voi non l'avete visto perché le ho tenute fu fuori dalla registrazione. Qua una prova la facciamo perché insomma non si sa mai. Ok. Pezzo di titanite. Là c'è un altro oggetto e poi c'era l'oggetto qua dentro, se non sbaglio. No, merda. È veramente pienissimo. Qua si perderà tantissimo tempo. Mi sa che forse vi accelererò tutta questa parte, va. Eccola, la bestiolina. No! Vabbè, sì, dai. È morta, no? Perfetto. Quindi ricompaiono. Ricompaiono, pure se semplicemente ricarico in generale. Non c'è bisogno di uscire dal gioco. Questa è una cosa molto interessante. Nel 3 mi pare che dovevi proprio uscire dalla partita, altrimenti non ricomparivano le lucertoline. Ok, allora. Adesso devo raggiungere quell'altro punto là dentro. Dobbiamo fare un altro salto. Questa volta devo essere più preciso. Ecco, dai. Così. No! Vabbè, questa è la semplice uscita. Ah, siamo tornati qua sopra. Mio Dio! Osservato, ho fatto tipo skateboarding sulla radice. Ok. In maniera. No, merda! Merda, fanculo. Ok, ottimo. Anello di Clorans. Cloranzi? Sì, della cloromanzia era nel 3. È l'anello che ci aumenta la rigenerazione della vitalità, dell'energia, della stamina. Bellissimo, bellissimo. Ma lo mettiamo per adesso, va. Al posto dell'anello della stabilità. Ok, da qui abbiamo una semplice uscita che va su questo bellissimo punto. Con tutte queste lucertoline raggiungibili da dove? Secondo me qualche punto segreto c'è. Allora, queste cose non danneggiano. Come non detto, ma che cazzo si sputano? Sembra maledizione. Cazzo, togliti! Vaffanculo!
Fortunatamente i PV sono l'ultima cosa che ci servono in questo punto. Ma che cazzo ho? Forse mi conviene mettere un'arma. Un'arma, una spada corta, insomma. Ok. Bellissimo il fatto che ci siano altre lucertoline di colore diverso. Tutte invece c'erano solo quelle normali, che avevano una colorazione più o meno sul rosso. Allora, ho detto lucertoline, volevo dire rane di merda. Allora, qua ci sono texture strane appiccicate a caso, qua. Che a volte mi fanno pensare che ci sia qualche altro segreto. No. Merda. Vabbè. A volte sento dei passi, in realtà poi i passi sono i miei. Allora, scendere più sotto non credo ci aiuti, io voglio capire come raggiungere quelle cose. Ma ho visto che ci sono delle scale. Forse in realtà dovrei prendere quelle scale da qualche parte, mi porteranno più in alto. Nada. Dove dovrei lanciarmi adesso? No! Quella non l'avevo vista! Allora, saltello qua. Tra l'altro sento un rumore in questa direzione. E ci provano. No, infatti. Allora, da qua saliamo. E già arriviamo in un punto interessante. Ma aspettate, forse qua è dove ho ucciso la prima lucertola? No, ma che cazzo? Ma è un altro, è sempre quella. Ok. No, forse era un'altra. E ce n'è ancora un'altra più in basso. Da dove devo arrivarci? Allora. Che culo, guardate il ramo. Come ci ha permesso di evitare di fare stupide rollate mortali. Ok, e ora da qua. Da qua il cazzo. Da qua ci bugghiamo. Oh oh. Ok, forse. Uffa, di nuovo, maledizione. No, merda, no, proprio da lì non si può accedere. Bisogna arrivarci dall'altro ramo, dall'altro ramo slash radice. E qua ci si bugga. Ok, dopo che ci si è buggati con un salto felino, ci si sbaga e poi si cade di nuovo qua sotto, che cazzo. Oh, alleluia.
Culo. Ok. Allora, facciamoci il giro completo. Eccoci qua. Ma noi sappiamo che erano due. Perciò ricarichiamo. Ok. Siamo di nuovo dentro. Io sono abbastanza confuso, frustrato e anche incazzato. E Dio santo, non trovo le lucertoline. Maledizione, che cazzo. E questa cosa mi fa imbestialire un bordello. Cazzo è. Ecco, è comparsa. Bastarda. Sono proprio uscito dal gioco direttamente. E questa volta la stronza è apparsa. Ok. Farei un'ultimissima prova. Ecco, guardate, un'altra. Merda, cazzo. Palle! Allora, in realtà uscire dal gioco non la fa riapparire, forse. Devo o completamente chiudere la partita oppure morire. Ah no, guardate, ora è comparsa. Io non capisco. Ok, questa è la terza che uccidiamo. Ma ciò non toglie che potrebbe addirittura... E infatti mi sembra che... Guardate ancora. Ma non è che spawnano all'infinito, no? Così dovrebbe essere giusto. Tre qui. Una che avevo trovato quando sono sceso qua al centro, diciamo. E un'altra là sopra, che è questa che ho ucciso adesso. Quindi ce n'erano tipo 5. A questo punto... Potrebbero in realtà essercene ancora anche nelle altre parti. Darò un'occhiata. Allora, direi che ho esplorato in maniera abbastanza soddisfacente. Credo, spero, di averle prese tutte. Finora almeno. Una rana mi ha inseguito e si è buttata a capofitto da sotto. Allora, continuiamo. Qua c'è il punto in cui non potevo continuare a scendere. Perfetto. Perfetto. Quindi credo che dovrei lanciarmi da qualche parte, forse. Non lo so. La cosa certa è che non devo lanciarmi così. E che forse in realtà devo andare nello spiazzo con le cose qua, le rane buffe. Allora, strada rapida per scendere. Vediamo, uno. Vediamo se siamo diventati dei veri speedrunner. Due. Ma, ok. E già siamo qua sotto. Aiuto, stavo cadendo. Bene. Parte alta delle ranocchie di merda. Da qua. Attenzione. Merda! Sì, ecco qui c'è un rametto dove possiamo scendere. Possiamo farcela. Va bene. Facciamo venire la rana di merda. Dai, dai, buttati di sotto. Bastarde, ma non muoiono! Porca troia, sti cazzo di rami mi deviano, mi fanno camminare storto all'improvviso. Allora, lì c'è un altro spiazzo. Quello dovrei essere io.
Cazzo! Che spavento, maledizione! Bastarda, la ranocchia che era scesa prima. Ecco, finalmente è crepata. Ma poi che cazzo diversi fanno? Dovrebbero fare crap crap. Oh mio Dio, X-Files. Cazzo è? Ombre proiettate in maniera mistica. Rimaniamo qua, perché se mi butto lì poi non posso risalire. Perciò per ora cerchiamo di fare una strada quantomeno normale. Quantomeno apparentemente normale. Siamo arrivati alle scalinate che avevo visto, cadendo di sotto inesorabilmente. Parte molto bassa. Va bene, sappiamo che continuando a scendere ci sono quelle scalinate. Ignoriamole quindi. Vaffanculo, già stavo. Che cazzo? Ma che cazzo è? Ma dai, uffa! Vabbè. Allora. Ok. Volevo andare qua. Sempre con cautela. Bene. Da qui forse possiamo lanciarci in maniera poco sicura in quel punto, ma appunto non conviene, perché forse potremo farlo dopo. Questo ramo sembrerebbe non portare a nulla, ma chissà, non diamo niente per scontato. Cazzo. Va bene, niente, solo un rametto che ci permette di saltare in altri punti. Merda, lo sapevo. Lo sapevo perché. Che ho fatto sta cazzata. Me lo sentivo. Vaffanculo, me lo sentivo. Vabbè, l'esplorazione però è andata avanti. Divertente. Ok, io ci provo. Ha funzionato. E siamo arrivati alla parte in cui vedevo appunto questo punto qua, che mi incuriosiva, ma che credo non porti a nulla. Adesso dov'è la zona in cui stupidamente mi ero lanciato molto male? Ah, ecco, allora io ero saltato qua. Esatto. E poi ero sceso. Sì, perfetto, perfetto. Prendiamo un oggetto lì. Madonna, quanto è intricato. Guarda cosa c'è lì. Bene, non sarà facile. Sì. E vai. Titanite bianca. Ok, da qua adesso. Eccoli, guardate. Dove ci siamo lanciati come dei coglioni. Degli emeriti coglioni. Ci lanciamo nel lato sbagliato, cioè proprio io me la sentivo e mi ci sono lanciato, giustamente. Ok. Ottimo, 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 ottimo.
Ecco il ramo che ci aveva bloccati. Vediamo prima dove può portarci. Oltre direttamente sopra il ramo dove c'è il prossimo oggetto. Pezzo di tenite blu. Qui ci sono le scalinate, siamo molto vicini dalle scalinate. Che cazzo diceva? Lo vedremo dopo. Ok. Ora è un bel dilemma. Di qua. Perfetto, perfetto. La discesa sta andando molto bene. Dovrebbe esserci un ultimo oggetto in qualche ramo. Eccolo lì. E con questo dovremmo aver proprio finito, credo. Ecco, lì c'è pure l'altra scalinata. Fantastico. Forse siamo riusciti a completare veramente. Se non che poi in maniera stupida. Va bene, ultimo oggetto da prendere. Ottimo. E anche il pezzo di titanite rossa. Allora abbiamo una stupida rana che, insomma, da sola non vale un cazzo. È veramente fantastico. Siamo qua sotto. Cosa c'è qua sotto? Vediamo un po'. Cazzo, non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Non si rompe? No. Ok, via. Eliminiamo pure questa. Via, via. La battaglia finale contro le lucertole di merda. C'era un'altra da questa parte, mi pare. Vaffanculo. Oh mio Dio, la discesa continua. Va bene ragazzi, questa prima parte l'abbiamo completata. Torniamo sopra, qua abbiamo le scale. Oh mio Dio. Forse queste sono le vere radici, chissà. Sì. Allora, quelli forse erano tipo dei rami? Incredibile. Poi dove cazzo sono caduto? Qua. Qua ci sono dei buchi, fantastico. Guardate, qua c'è un altro oggetto. Perfetto. Un luogo ricco di titaniti. Titaniti che non so ancora bene com'è utilizzare, ma vedremo. Ho anche un bel po' di tizzoni, dopo tutto. Tizzoni che ovviamente cercheremo di utilizzare. Ci vediamo al prossimo video. E ci siamo fatti pure le scalinate e non c'era un cazzo, quindi abbiamo esplorato molto bene.